Ciao, allora, il weekend appena passato, finalmente è ricominciato il campionato. Io dovevo fare le cose fighe da youtuber, le grafiche, i loghi, l'ambiente dietro di me, insomma, tutte le cose tipiche da youtuber, però avevo fretta di aprire questo canale perché avevo fretta di parlare di Juve. In questo canale parliamo di Juve, delle notizie di mercato, delle partite. Cercherò di farlo, anche se sarà difficile perché io sono tifosissimo. Cercherò di farlo con un occhio un po' più critico, quindi cercando di andare ad analizzare quegli aspetti non tipici del tifoso che si fa trasportare appunto dall'emotività. Ho aspettato a fare questo video perché volevo ascoltare le news su Di Maria che purtroppo almeno, scusate, almeno 10 giorni mancherà e anche di più, e quindi siamo di fronte all'ennesima situazione nella quale uno dei nostri giocatori migliori non potrà far parte delle prossime 3, 4 o 5 partite. E vista la partita di ieri sera, è una perdita non da poco. Ma andiamo alla partita di ieri sera. Ottimo risultato, non era scontato perché nella storia le prime partite della Juve sono sempre state un po' su e un po' giù. Quindi il fatto di aver vinto è stata un'ottima cosa. Il fatto di aver vinto con 3 gol di scarto non ero più abituato, quindi assolutamente un'altra buona notizia, come Di Maria che fa un altro sport. Di Maria fa un altro sport, è un fuoriclasse. Vlahovic bene. Sui singoli, forse McKennie e Cuadrado un po' spenti, però sui singoli non ci sono situazioni particolari da segnalare in negativo. Mi sono piaciuti molto i giovani quando sono entrati. Rovella, secondo me, ha dato ordine, un po' più di ordine rispetto a Locatelli. Cioè, io ho visto più Rovella a suo agio in quel ruolo piuttosto che Locatelli, anche perché comunque Locatelli per me è una mezzala, non è il play basso davanti alla difesa. Però se analizziamo la partita solo con il risultato e con la felicità del risultato, secondo me facciamo un errore. Perché? Perché a mio parere c'è stato a un certo punto ieri che il Sassuolo ci ha chiuso nella nostra metà campo, la Juventus si è abbassata come ha fatto sempre lo scorso anno, la linea difensiva al limite della nostra area. E non uscivamo, insomma, mi è sembrato io della Juve dell'anno scorso. Qual è stata la differenza? La differenza è che abbiamo un fuoriclasse che è Di Maria, che con una giocata, perché il gol è sembrato un po' un gollone, insomma, in realtà ha colpito la palla al volo, insomma, non è un gol che fanno tutti. Alcuni non colpirebbero neanche la palla oppure la manderebbero in curva. E lì è svoltata la cosa. Poi c'è stato un rigore che ci ha dato una mano. Quindi, quello che mi lascia le perplessità è il fatto che noi siamo arrivati a portare la partita verso quello che noi desideravamo grazie a degli episodi. Un Di Maria che ha fatto il gol, il rigore, ma non grazie a un gioco o a delle azioni che ci hanno portato a segnare. È questo che mi lascia preoccupato perché. Poi vedremo nelle prossime partite, però io mi è sembrato di vedere la stessa Juve dello scorso anno, con la differenza appunto che ci sono dei giocatori che ti possono risolvere la partita, in questo caso Di Maria. Quando manca Di Maria, se tu non hai un'impostazione di base di gioco, comincia a essere difficile e torniamo al discorso dello scorso anno. Io dopo più di un anno da Allegri mi aspetto un'impostazione di gioco, un'idea di gioco che ti permette di capire, ok, quella è la Juve, e invece io continuo a vedere una squadra un po' improvvisata. Ieri, ad esempio, abbiamo iniziato con McKennie sulla sinistra e anche questo non lo capisco, un po' come quando si metteva Rabiot sulla sinistra, cioè mettere dei giocatori fuori ruolo. Sarà un caso, ma appena sei tornato, diciamo, a un 4-3-3, quindi McKennie a fare la mezzala interna, quindi non più l'esterno a sinistra, abbiamo dato una quadra alla squadra, abbiamo fatto due o tre azioni decenti, una di queste ci ha portato anche al gol. Ma tutto qui, cioè non ho visto qualcosa. Poi il secondo tempo non lo considero se non per il fatto che abbiamo chiuso la partita e l'anno scorso questo non succedeva, per cui questa è una cosa positiva. Però non riesco a entusiasmarmi più di tanto, sono molto attendista. Sarà perché io sono pessimista sul gioco di squadra, diciamo come idea tattica fornita da Allegri. Secondo me Allegri
non sa costruire un'idea tattica, lui si basa molto sulle qualità dei singoli, però insomma sono pessimista da questo punto di vista. Ho timore di trovarci poi come l'anno scorso, ancora di più adesso che alla fine ci mancano i pezzi migliori. Chiesa, e lo sappiamo, Pogba, adesso anche Di Maria. Vediamo se arriva Paredes, che comunque può dare un'organizzazione a metà campo che secondo me ci serve. Depay va bene, però non lo so. Io prima di dare un giudizio più completo ho bisogno di vedere altre partite. Cercherò di non essere prevenuto nei confronti di Allegri, voglio vedere se c'è un'impostazione di gioco degna di questo nome, che io anche ieri non ho visto. Quindi, ricapitolando, bene il risultato, bene che l'abbiamo chiusa, perché l'anno scorso partite del genere siamo sempre stati con l'acqua alla gola. Vlaovic, buono, ha segnato subito e quindi questa è una cosa positiva per il suo carattere, l'ho visto molto carico, Di Maria l'ho già detto. E i giovani, Miretti e Rovella, secondo me è andato ordine, quindi mi sono piaciuti e secondo me possono essere una buona soluzione. E adesso aspettiamo questa settimana per vedere come si concluderà il mercato. Nel frattempo, quindi, c'è questo canale, vi invito a cliccare su mi piace, vi invito a iscrivervi e azionare la campanella, così riceverete sempre le news e le notifiche ogni volta che ci sarà un nuovo video. E nei commenti sono graditi appunto le vostre riflessioni per capire cosa ne pensate e questo mi aiuta perché io da tifoso e con il fatto che sono scettico nei confronti di Allegri, magari a volte la vedo solo in un certo modo. Con i vostri commenti magari datemi degli input per vederla sotto un altro punto di vista. Sicuramente questo può aiutarmi. Ultima nota. Bene che sono tornati i tifosi, non erano caldi come in passato, però intanto c'erano e quindi il fatto che in curva siano tornati gli ultras è sicuramente una cosa positiva. Alla prossima e forza Juve!